Ciao a tutti, buon pomeriggio. Oggi video non impegnativo, prettamente chiacchiericcio per farci un po' di compagnia in cui vi mostro gli ultimi acquisti fatti. Sono praticamente acquisti fatti tutti in saldo. Il primo risale a circa 3 settimane fa, fatto da Sephora con i prezzi sexy. Ho preso il fondotinta di Clarins, che era tanto che volevo provare, il True Radiance, che era scontato nella colorazione più chiara e nella colorazione più scura. Io ho preso il 107, che è il più chiaro, che è il colore beige, perfetto per me. SPF 15, il fondotinta in questione è lui. Lo sto utilizzando con gran soddisfazione. È un fondotinta luminoso, appunto True Radiance, quindi non poteva che non essere luminoso. E non va a enfatizzare i pori, mantiene idratata la pelle e non si sente sul viso, ha una profumazione abbastanza importante che però poi nelle ore non si sente, insomma, subito quando andate ad applicare la profumazione si sente. A me personalmente piace, può non piacere, però al di là della profumazione che poi se ne va, lo trovo molto molto confortevole, non mi lucida, non mi ha dato problemi di imperfezioni, quindi per il momento, prima impressione, è un fondotinta molto valido. Ho pagato 27,90 anziché 40 euro, 40,90 euro, insomma, giù di lì. E si stende benissimo, ottimo. Poi, sempre da Sephora, con gli sconti, ho preso questo blush di Marc Jacobs, scontato del 50%. Adesso non so se si riuscirà a vedere, comunque anziché 33,50 l'ho pagato 15,90 nella colorazione 206 Reckless. Io non avevo mai acquistato blush di Marc Jacobs, quindi ho preso un po' la palla al balzo con lo sconto. La bustina dove è contenuto il blush è questa, pennellino che giace lì inutilizzato. Il blush è in questa confezione meravigliosa con bottone. All'interno trovate la placchetta che va a proteggere il blush, e questo è il colore. È un colore molto discreto, molto luminoso e non mi fa effetto macchia sul viso, anzi, devo un pochino stratificarlo perché non è altamente pigmentato, ma va benissimo così. È molto setoso e la colorazione è questa. Mi dura tutto il giorno, l'ho trovato molto confortevole, modulabile, la cosa mi piace perché posso andare a dosarlo bene senza aver paura di fare l'effetto macchia appena lo metto, quindi quello. Poi, ultimo acquisto di make-up, poi non ho preso nient'altro, anzi no, ho preso la palettina di Sleek, quella degli illuminanti, la Solstice, a 6,90 euro, sempre sul sito di Sephora, che mi doveva arrivare oggi, però Bartolini non si è visto, quindi arriverà. E da Tigotà ho preso questa tinta labbra di Deborah, tinta labbra e rossetto liquido, il Fluid Velvet Matte Lipstick nella colorazione 08. Vi avevo messo anche una foto su Instagram, è lo stesso che ho su anche oggi, mi piace tantissimo. Lunga tenuta, se bevo non c'è problema, se mangio un pochino mi va via, ma poca roba. Preso con gli sconti da Tigotà e quelli nel giornalino, quindi scontato del 30%, l'ho pagato circa 7 euro, un valido acquisto. E ho visto anche altri colori tipo l'1 e il 2 che mi piacevano. Il 2 però mi sembra simile alla mia adorata tinta di Sephora numero 13, però non vorrei dire una cavolata perché non li ho confrontati. A vederlo sbocciato sul dorso della mano mi sembrava simile. Vabbè. Poi ho preso
E gli oval brush, questi della DoColor, nella colorazione fucsia, meravigliosi. Per ora ho provato solo quelli per il viso, per il fondotinta. Li ho messi dentro una tazza perché ho buttato via la confezione. E secondo me sono troppo coccolosi. Io ho provato principalmente questo con il fondotinta, questa grandezza qua. Poi questo l'ho provato per il blush. E questo per l'illuminante e anche il correttore, ma veramente mi piacciono troppo, cioè sono morbidi, belli coccolosi, il fondotinta si stende veramente bene, ovviamente il pennello mangia un pochino di prodotto, però li trovo davvero una coccola questi pennelli. Li ho presi su AliExpress e ordinati l'11 di gennaio, mi sono arrivati il 30, quindi ci ha messo 19 giorni, velocissimi, la consegna più veloce che mai da AliExpress. E li ho pagati intorno agli 11 euro. Sì, comunque sono 2 giorni che li sto provando e mi piacciono davvero tanto come sensazione. Poi la resa del fondotinta a me sembra bella coprente con quei pennelli. Comunque ve ne parlerò più avanti. Poi ho preso di Purofi il detergente per il viso, il Cleansing Foam Multi Action, questo che volevo provare da tempo. Ho finito il mio detergente, ne ho un altro da finire, però l'ho preso scontato, quindi ho approfittato. Purofi a me piace tantissimo, quindi penso che non mi deluderà e si può utilizzare in diversi modi, come struccante, come maschera viso, come detergente, insomma, vi farò sapere come mi troverò. Poi ho acquistato la crema per i piedi al miele di Manuka di Dottor Organic. Volevo anche quella mani perché la mia sta finendo, ma dove ho acquistato non era disponibile, quindi farò con questa, sia per i piedi che per le mani. Poi, sempre alla ricerca dello shampoo perfetto, chissà mai che troverò questo shampoo, ho provato a prendere questi due di Organic Shop, uno nella versione soft shampoo Grape Honey e l'altro nella versione Silk Nectar Shine Shampoo. Vi farò sapere anche di questi, prezzo 3 euro e 90 mi sembra per 200 ml, vi dirò. Poi, sempre per quanto riguarda i capelli, questo scrub per il cuoio capelluto di Natura Siberica, prezzo 9 euro e rotti. E per finire, poi vi saluto perché la mia videocamera si sta scaricando e la metto sotto carica. Maschera viso Cold Mask di Natura Siberica, sempre, anche questa era tantissimo che volevo provarla, adesso non è sicuramente il periodo per fare maschere fredde, però me la sono presa intanto da tenere lì e se ho coraggio la proverò in queste sere e mi ispira tantissimo. Comunque, di tutto qua, il prezzo della maschera su 18 euro. Di tutti questi prodotti ovviamente ve ne parlerò man mano che li userò. Io vi ringrazio come sempre per aver guardato il video, per la compagnia e se vi va ci vediamo alla prossima. Ciao!